Bella a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video, sono Yab06 e oggi siamo tornati qui in un nuovo video sulla prima episodio delle icone. Oggi parliamo di Ronaldo Fenomeno e quindi io direi che è un buon giocatore e fa meta quest'anno su FIFA. Sicuramente è un giocatore da tenere d'occhio. Adesso si sta abbassando piano piano perché la sua le sue versioni comunque la 90, vedremo dopo nel dettaglio quanto costerà. Ha comunque delle buoni dei buoni dati sulla 94 di velocità, 90 di shot che sarebbe il tiro, 77 di passaggio, magari con un boost si può upgradeare con un boost che adesso non so, lo vedremo poi magari con calma nello squad builder su Footbin. 91 di dribbling, 42 di difesa, 72 di fisico. Non è un giocatore che ha il fisico, ma sicuramente un giocatore affidabile, molto veloce in tutte le sue versioni. Sicuramente la sua versione 90 è quella che vi conviene di più, ma soprattutto io vi consiglierei molto salita anche la 94, che adesso sta a 6 milioni circa, non mi ricordo. E la versione Prime di Ronaldo invece sta sui 10 milioni circa, poi non so bene quanto starà. Comunque, hai delle buone statistiche, ha 5-4 la sua baby e 5-5 la 94-96, vale a dire la sua medium e la sua Prime, compresa la Prime Moments. Analizziamo anche la 94 come 93 di tiro e 93 di shot, che sarebbe, no scusate, 93 di velocità e 93 di tiro con l'80 di passaggio, un più 3 sulla carta baby. 93 di passaggio, 46 di difesa, 93 di dribbling, 80 di fisico e 46 di difesa. Sicuramente è una carta, la 94 è sicuramente molto più forte, però se volete proprio essere dei tifosi dell'Inter, qualsiasi tifosi, fatemi sapere qui sotto chi è più forte tra i due Ronaldo, vale a dire Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenomeno. Erano due epoche diverse, magari ci farò poi un video dove praticamente farò dove me li metterò a confronto. Passerei alla versione 96, che ha 97 di velocità, 95 di tiro, 81 di passaggio, 95 di dribbling, 76 di fisico e 45 di difesa. Sicuramente è la carta più forte tra tutte, perché la sua prime ed è 5-5, quindi 5 piede debole, 5 stelle skill. Questa stagione di FIFA è molto importante, perché dà quel boost in più al giocatore rendendolo imprevedibile dal punto di vista dei difensori e per il portiere. Altro da dire, sono delle carte brasiliane linkabili con qualsiasi giocatore, link verde con le icone Ronaldinho, Socrates, Garincha e comunque tutte le icone che avrete con Carlos Alberto, se vogliamo metterlo, se volete rimetterlo anche a centrocampo, si può mettere terzino ma si può swappare centrocampista. Altro da dire su queste carte, sono questa, la 90 è la sua carta dove ha giocato da giovane con il Barcellona, la 94 è quella, dovrebbe essere ancora il Barcellona ma barra Real Madrid, la 96 è quella dell'Inter, che comunque ha passato dei buoni ricordi all'Inter con dei gol pazzeschi, dove poi si è infortunato soprattutto nelle ginocchia. Dopo questo infortunio poi lo ritroviamo in altri modi, come per dire, in altri modi, vale a dire, oggi presidente della Valladolid, Real Valladolid, e quindi presidente, una parte delle quote arrivano a lui,
Niente, questo non c'entra. Passiamo ad analizzare le sue carte su Putbin. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao ragazzi, a tra poco. Eccoci qui ragazzi, nel dettaglio a vedere Ronaldo il fenomeno baby. Costa circa... costa circa 2 milioni ed è 1.679.000 su, parliamo di quasi 2 milioni su PlayStation, 1.6 milioni 1.700.000 su 1.700.000 su Xbox, 2.175.000 su PC. È un giocatore molto buono perché ha un tiro, ha una velocità di 94, l'abbiamo analizzato prima. Comunque, come vedete, ha 5-4 mi sembra. Adesso, allora, ha 4-4 skill, vale a dire 4, come vedete, 4 di skill e 4 di piede debole. Medio il rating ed è Ronaldo Luis Nazário de Lima, brasiliano, icona, club icone, e destro, quindi se avete un attacco a 2 mettetelo a sinistra perché lui è destro, nonostante abbia, perché ha le 4-4 la baby. Se non le 5-5 mettete da dove volete nell'attacco 2 se proprio vi interessa. Passerei alle 94. Ronaldo 94 costa infatti 6.800.000 circa su Xbox, su PlayStation, scusate, mi confondo sempre. Su PlayStation costa molto. Invece su Xbox lo troviamo a una cifra abbastanza bassa, su 5.590.000 e invece su PC stiamo parlando di un giocatore estinto, l'abbiamo già messo prima. Questo ha 5-5, come vedete, mi ricordavo benissimo. 5-5, alto-medio, medio-alto la sua, il suo rating, quindi alto in attacco, alto in difesa e medio in attacco. E quindi, boh. È stato comunque è un buon giocatore. Passiamo alla 96. Ok, 96. La sua versione Prime. La troviamo a 10 milioni su PlayStation, 10.600.000 su PlayStation, 8 milioni su Xbox e 14 milioni su PC. Chiaramente stiamo parlando di un giocatore veramente veramente molto forte, con 5-5 se non mi sbaglio, 5-5 esatto, mi ricordavo bene anche qua, medio-medio rispetto alla 94, è medio-medio come la baby, ed è comunque un... ed è comunque un giocatore pazzesco. Non vi sto neanche a guardare le statistiche perché sapete bene che è veramente questo, ragazzi, non vi dico che cos'è, questo è un mostro e sa veramente giocarsela. È estinto da tutto il mercato. Chi ce l'ha è fortunato perché è estinto. 5-5 qua mi sembra, esatto, 5-5 medio-medio,
Quindi solo nella 94 è medio. E solo nella 94 medio. Medio. Medio alto. Nella 94. Ed è comunque un giocatore veramente forte perché sa. Questo qui è velocissimo, come vedete nelle sue stats. E ha un bel tiro, veloce, ha 5 stelle skill, ha tutto. Questo è un giocatore fenomenale. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Voglio salutare Offshaka in questo video. Lo saluto perché... E andatevi a iscriversi a tutti al suo canale. Io vi ringrazio ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!